a tutti ragazzi e bentornati sul canale Mastro Titto, 43esimo episodio per la nostra videoguida al 100% di Shadow of the Tomb Raider. Prima di cominciare vi ricordo come sempre di mettere like al video e, cosa ancora più importante, di iscrivervi al canale, così da supportare queste e tante altre serie videoguide presenti e future sul nostro canale YouTube Mastro Titto. In questo video andremo ad attivare, affrontare e completare la nona missione secondaria per la città segreta di Paititi. Prima di far questo, però, dovremo obbligatoriamente, quindi per forza, far indossare a Lara un certo set completo, ovvero il completo Guardia del Serpente, altrimenti, anche recandoci sul posto dell'attivazione della missione, non potremo comunque sia parlare con l'NPC ed iniziare tale attività secondaria. Per cui, partendo da un qualsivoglia falò, la facciamo sedere ed andiamo Non su posso inventario. credere a quanto che... Completi. E approfittiamo tra l'altro anche di questo piccolo frangente per andare a creare la tunica di Manco e successivamente il farsetto dorato di Cantu. Ok, dopodiché completi. Guardia serpente. Ok. Fatto anche questo, chiaramente vi apro la mappa col touchpad e vi faccio vedere qual è l'esatta posizione dove si va ad attivare tale missione secondaria, ovvero su questo piccolo isolotto che si trova proprio nel mezzo tra un vecchio monolite e una grande cascata. Contatto missione scoperto. Vi riapro la mappa ed è esattamente qui. Stai facendo? Ci provo a leggere questo stupido affresco. Ah, Will, un po' di rispetto. Chiedo scusa, non volevo offendere Kukulkan. Studio gli affreschi per diventare una guardia del serpente come mio padre. Sono sicura che è fiero di te. E cosa farò se non dovessi riuscire a comprendere i loro insegnamenti? Forse posso aiutare. Credi che a tuo padre dispiacerebbe? Davvero, Mayu? No, tesoro. Sono certa che tuo padre sarebbe lieto di sapere che Lau ti ha aiutato. Fantastico! Ho decifrato una parte di questo. È acqua. Oppure qualcosa che la riguarda. O almeno credo. Non ho ancora guardato gli altri. Che ne dici se mi studio un po' gli affreschi e poi, quando torno, ne discutiamo? Sarò qui. Comunque, sono Lara. A Will. In realtà questa missione secondaria è davvero facilissima, infatti non dovremo far altro che aprire di tanto in tanto la mappa per raggiungere quella che è la zona all'interno del cerchio verde per poi trovare e decifrare gli affreschi, che attualmente sono soltanto tre. Una volta decifrati tutti e tre, resterà soltanto da tornare su quest'isoletta e parlare con l'NPC. Per cui iniziamo subito. Quando tutto si rovescia, chi si pasce diventa seme. Il suolo, la terra, Amun, il dio del grano. Librati in lui come un uccello, ma senza respirare. Acqua. Allora lui deve essere Shaka, dio della pioggia. Egli cancella l'oscurità e ci porta il nuovo giorno. È il sole, Kinichaawa, il dio del sole. Le divinità sugli affreschi sono intente a donare Torna da Will. vita. Un'interazione equilibrata. Le scene raffigurano il dualismo di vita e morte. Argomenti pesanti per un bambino. Mayu, dov'è Will? È tutto a posto? Non lo so. È venuto a prenderla suo padre. Ha detto di volerla ricompensare per i suoi studi e lasciarla partecipare a un rituale. Che rituale?
il rituale del risveglio. Au, quello prevede il sacrificio di un bambino. Pensi che il padre di Awilen le farebbe del male? Lo conosco da anni. Oggi era come se non mi vedesse nemmeno. I suoi occhi erano bui, spenti. Dove l'ha portata? Al villaggio abbandonato. Presto, per favore. Ed è così che abbiamo anche completato la nona missione secondaria per la città di Paititi, attivando automaticamente anche la decima. E quindi ragazzuoli, detto, fatto e visto anche questo, non mi resta altro da aggiungere che anche per il 43esimo episodio della nostra videoguida al 100% di Shadow of the Tomb Raider è tutto, si conclude qui. Io come sempre vi ringrazio per il tantissimo tempo che mi avete concesso e spero davvero in qualche modo esservi stato d'aiuto. Al prossimo video, ciao!